Oh, grande. Ma noi dobbiamo rimanere in silenzio qui. In teoria sì. Ok. Metto la musica sotto, dai. Sì, no, la... Ma voi mi sentite? Sì. Ma ci sentono anche in live? Sì, credo proprio di sì. Alzo la musica a palla. Yo, tappete! E qui per voi! I Il rosso radiocomandati! oh! Sulle mani! Finita la musica? 130! Ci siamo? Ci siamo? Forse? Non lo so. Pronti, pronti? Vediamo un po'. 10, 9, pepe, pepe, pepe. Capodanno!
Pronti, pronti? E eccoli! Bellissimi, aspettate, mi metto a posto il calzino che mi è scivolato via. Ecco. Buonasera, buonasera ragazzi, benvenuti, buonasera. Benvenuti. E buonasera. Benvenuto ad Axel. No, è dall'altra parte. No, è giusto di qua. No, io ti vedo che non stai passando verso l'uscita. No, conta il mio, e io lo vedo di qua. No, sto guardando la live, è dall'altra parte. Io, ecco, oh, però. È così. Così. Che cosa strana, va bene. Buonasera Axel, facciamolo così. Buonasera Puggio. Benvenuti ragazzi, benvenuti in un'altra live dei Radio Comandati. Come state, gente? Tutto bene, dai, ma... Tutto bene, eh? Tutto bene. Io sono demolito, ragazzi. È un periodo veramente... Sono un po' latitante, sono un po' distrutto. Sto lavorando tanto e... Dovrei fare di più per il canale. In officina. Cosa? Stai lavorando... E secondo me tu e anche Axel state un attimo lavorando in officina. Ed no! Ecco... Mamma mia! No, così, en passant, come dicevano i francesi, no? En passant. Nessuno ha visto nulla. Ciao Alfonso. Che... Ciao Alfonso, buonasera, benvenuti a tutti. Allora, ragazzi, sì, stiamo officinando, come dicevano i latini, credo, giusto? Esatto. Mm-hmm. Siamo capitati nel mondo del rally, un po' così, un po' per caso, un po' imbeccati anche dalla nostra community, sì. Per la precisione, io e Axel con una XV02 Pro, linea rally di Tamiya, una rally ready set, se possiamo così definirla. Praticamente non male. Sì. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao Fabio. Molto, molto, molto interessante, ragazzi. Piccolo fun fact. L'ho montata, come sempre io guardo poco le istruzioni, lo sapete, alla perfezione, così alla perfezione che quando l'ho montata praticamente le ruote davanti andavano in avanti e le ruote dietro andavano indietro, questo perché avevo messo i differenziali entrambi con la parte più larga, chiamiamola così, verso sinistra, quindi uno andava da una parte e uno andava dall'altra. La macchina si divideva. Praticamente sì, a un certo punto si sarebbe spezzata a metà probabilmente, no? Per fortuna me ne sono accorto in tempo e l'ho girata, era proprio una stupidata, come al solito io corro quando faccio le cose e mi perdo i pezzi. Come va? Come girano? Allora guarda, io al momento l'ho provata poco, soltanto nel cortile di casa, che però comunque è ghiaietto barra cemento barra terrina. E devo dire che è un proiettile, è una cosa incredibile. Ho una percezione un po' strana di guida, perché non avevo mai guidato un mezzo con il salvaservo, quindi con un qualcosa che tra virgolette ammortizzasse la sterzata in termini di vibrazioni e di urti, no? Figo, cioè è una cosa particolare, non so come spiegarvela, però è come se rimbalzasse lo sterzo, no? E lo percepisci, per cui se dai un po' più di gioco, diciamo, con il volantino, sterzi comunque quanto vorresti, no? Però appunto si chiama salva servo proprio che, perché te lo salva. Ve lo faccio anche vedere, se riusciamo a inquadrarlo, vediamo un po'. È esattamente questo qui. Ok, sì. Mi metto un po' più grande, raga, così mi faccio vedere meglio. Eccolo qui. Questo affare qui, che praticamente cosa succede? Quando sterzano le ruote, vedete che c'è un minimo di gioco prima che le ruote si muovano, e da cosa è dato? Fondamentalmente da due cilindretti di plastica attorniati da un anello di metallo che si allarga. Da tre anelli? O ne hai montato uno solo tu? Io ne ho montati due, ho montato quello nero che è il più duro e quell'altro di metallo, ne ho montati due. Ok, io tutti, cioè i due più stretti. Li hai messi tutti e tre? Esatto, infatti il mio è bello duretto, ma più che altro perché ho visto che così un po' ammortizza, secondo me se ammortizza troppo ti fa l'effetto molla, ho paura. Cioè che mentre sto curvando mi becca il colpo, la ruota mi stringe di più e la macchina poi se ne va. È la percezione che ho avuto io, infatti avrei detto che probabilmente era il caso di provare ad aggiungerne un altro. Volevo fare la prova con tutti e tre, ma uno solo è veramente
troppo morbido. Quindi fondamentalmente ho messo al momento quello nero, che è quello che deve stare più esterno, e uno dei due in metallo. Sì, probabilmente anche io farò una prova così per vedere la differenza. È una sensazione però comunque che non mi dispiace, però come dicevi tu, ho paura probabilmente della troppa botta, della perdita di controllo a un certo punto, no? Quindi provare a limitare questo movimento... Si può provare. Ho visto che andavate in live da una pagina che seguo su Instagram e ho deciso di passare, soprattutto perché sto entrando ora in questo mondo che mi sta piacendo un sacco. Da quale pagina, Fabio? Dici un po'. E soprattutto quale mondo? RC, Mini, Mini Z, esatto, modellismo dinamico in generale, fermodellismo per il momento non lo facciamo, perché anche se volendo un radiocomando c'è anche lì. Comprato... Cioè, tu dici modellismo ferroviario, devo comprare il cappello da ferrotramiera. Il cappellino da capostazione, minimo. Squadretta in metallo o in plastica? È in plastica, questa è in plastica. Mano a mano arriveranno degli upgrade. Ho visto dei salvaservo con la parte della squadretta in metallo, sì. Specificatamente della IA Racing, che è una marca che ha anche Edo. Però, diciamo, anche AliExpress, da questo punto di vista... fornisce veramente tanta roba. Una delle cose sicuramente che monterò presto sarà la barra di carbonio frontale sottostante alla spugna, che dovrebbe fornire un po' di resistenza. Non so se l'hai mai vista, Axel, ma dovrebbe stare qua. La piattella sotto, ok, sì. Bravo, sì, la piattella su cui montare la spugna. Okay. E probabilmente anche le torri in carbonio, perché dovrebbero dare molta resistenza in più e mantenere un certo livello di flessibilità. Ci sono anche in metallo... ma no, ho sulla buggy, quella più piccolina, 1.32, letteralmente fai due salti, la macchina si capotta un attimo, mi si sono piegato a 90 gradi, capito? C'è anche la scelta del materiale, come sempre c'è da stare un po' attenti. Oh, sì. Ciao Cri, ciao. Ah, dalla pagina di Edo, ok. Perfetto, sì, è il nostro caro amico. Ho una Tamiya 1.10, non so il modello, però ma stradale, già la capiamo così. Se 0102 in genere è stradale, facci sapere che siamo curiosi. Questo è uno. Hai la scatola a portata di mano, Axel? Far vedere. La recupero. Datemi un secondo. Vai. Dove. Che chassis metterò? L'ho fatto vedere la settimana scorsa. La Delta Integrale. Babba via, bellissima. È veramente molto, molto bella. Questa è qualcosa che. Volevo specificatamente così. Mettiamocela sopra. Tu, se riesci. Yes. Eccola qua. Come vedete è rally ready, cioè lo chassis ha già una certa predisposizione legata appunto al rally, quindi le torri più alte, come ci spiegava la settimana scorsa Pelo, che permettono un'ammortizzazione più adatta al mondo del rally rispetto allo stradale. Lo chassis che può essere, ha delle protezioni, quindi per evitare anche che lo sporco entri troppo, e poi è fornita anche di questa scocca con dei simil parafanghi in Lexan, ok? Sì. È una cosa che non si vede, nel senso che poi viene comunque coperta, però secondo me è una, come dire, una protezione in più. Mi sarebbe piaciuto provare anche quella che hai tu, Axel, la retina. Allora, ce l'ho, ma non per questo formato. Ok, l'ho trovato, che è molto grande, quindi. Sì, sempre su AliExpress l'avevo trovata anche per la scala 1.16, 1.10. Magari ci possiamo guardare un attimo insieme se troviamo qualcosa di simile. Conta potrebbe essere interessante, sì. Cioè, dipende molto. È che avendo il servo messo così in alto... secondo me va comunque a infastidire la retina, perché la retina comunque ti avvolge a fascetta, per conto. Ok, sì. E avendo il servo piantato sopra... Sì, è il dubbio che avevo anche io, nel senso che anche la copertura in Lexan, se riesci a farla rivedere, deve essere ritagliata molto molto bene, perché il braccino ovviamente, come vedete... Ah, tu hai fatto proprio preciso la spaccata dell'apertura-chiusura del servo. Perché come dicevano loro... non ci stava, cioè nel senso che il mio servo è alto, di conseguenza il braccetto esce di più rispetto alla scocca. Quindi o lascio la scocca troppo alta ma dopo non mi tappa più nulla, oppure ho fatto lo svaso interno, cerco di farlo vedere qua, in questo modo si va a chiudere perfettamente con l'espansione del servo. Bravissimo, perfetto.
Io sono stato un po' più ampio, un po' più ampio su quel taglio lì, nel senso che ho seguito quelle guide con quella forma che sembra tipo a cuore o trapezio, diciamo. Ho seguito quel taglio lì. Una cosa che leggevo nelle istruzioni e che forse è consigliabile, quindi se sceglierete questo mezzo anche voi, probabilmente optare per un low profile, quindi che porta anche squadretta, salvaservo e diciamo tirantino a un livello molto più basso, che probabilmente può essere totalmente coperto, perché correggimi se sbaglio, Axel, ma anche tu hai un servo normale. Sì, giusto? Alto. Ok, un servo normale, ok, perfetto. Da quel punto di vista lì credo di averne preso veramente uno cazzuto, è un SRT, scusate il termine, da 15 kg, se non ricordo male, con un 0,10 secondi di tempo di risposta, 10 secondi. 1, 2, 3, è già finito contro il muro. Sarebbe stato molto bello. Ai miei tempi di reazione la mattina, eh? Ai miei tempi di reazione la mattina, quel servo a 10 secondi. Ciao, Puggio. Esatto. È tipo i bradipi di cos'è? Planet Zoo di Zootropolis. Zootropolis, bravo. Sì, di Zootropolis, che fanno i cosi, i dipendenti pubblici in maniera veramente molto egregia. Con la squadretta in metallo la sterzata diventa più precisa perché non flette. Certo, assolutamente sì. L'aveva mio padre comprata usata nel 90, credo. Dai, ah, figo. Beh, allora è anche tra virgolette un mezzo storico. Se mi attaccate pure sta scimmia, ve nego il saluto. Tanto Cree, sappi. Mettiamola che... così. Io ieri ne ho già pigliato un altro dentro col mondo delle rally e oggi sono andato a prendere. Sì. Quindi, ah, sì. Antonio quindi si è già presa anche? Sì, Antonio ha già la scatola in casa. Ho fatto le storie, non so se l'hai vista, c'è anche taggato. No. Praticamente ci siamo messi ha reagito alle mie storie che avevo caricato sul mio profilo. Ci siamo messi un po' a parlare, mi fa, guarda, c'ho un po' la scimmia tra sto scegliendo tra le mini Z, le rally e le stradali da pista. Ci siamo messi un po' a parlare e oggi è andata a prendersi la rally. E cosa ha preso? La nostra, l'XWZ. Ah, uguale, perfetto, sì, perfetto, sì. Ottimo, ottimo. Quindi ne abbiamo parlato, perché mi ha chiesto un po' i consigli di robe varie. Io al momento mi sento che sia il telaio migliore per iniziare, nel senso che io l'ho montato senza problemi, funziona bene, le istruzioni sono chiare. L'ho un po' provato giù in cortile anche spingendo un pochino la mano. E tanta roba. Assolutamente problemi, per essere stock, cioè nel senso per non avere ancora aggiunto nulla. In realtà qualcosina c'è, ad esempio come sì, i bracci sono già in metallo, gli ammortizzatori anche, l'attacco sul differenziale, quello dove si innesta il motore, che comunque è in metallo, no, certo, quindi sì, diciamo non è proprio come una TT-02, ecco, se vogliamo, no? Assolutamente. Anche il prezzo va di pari passo ovviamente, no? Quindi budget da mettere in conto, sì, ma allora l'idea, Cree, sarebbe quella, ci vorremmo tutti dotare di un mezzo rally per correre come sempre all'insegna del divertimento molto a cazzo, ve lo dico proprio sinceramente, poi lascia fare che io ho anche i cerchi della Delta, ok? Lascia fare, queste sono un po' le fissazioni mie e va bene, ma così. Ma sono io, lo sai, Ale. Lo so, ma infatti la macchina e la io e Axel andiamo così d'accordo perché abbiamo le stesse fissazioni. Porca miseria. E così, e poi abbiamo anche altri mezzi che stavamo pensando di dotare di camera, vero Puggio? Madonna, io quando ho visto quel video che nelle gare di drift gli corrono dietro con l'arma, ho detto boom, è fatta, cioè ho già scritto a guada mio amico, tanta roba, ma io l'ho buttato anche lì a Felix, potremmo fare delle gare di spari tra l'arma infraction con batteria 6S e la sua, cosa ha, una Nissan lui o la Subaru? No, e ha un Lancer Evo e un Delta come tu. Ah, Mitsubishi, tanta roba. Che è Robby, mi pare che c'ha la Silvia, la Nissan Silvia. Ah, è vero, c'ha la Nissan Silvia, sì. No, forse è Albi, mi sa Alberto. Non mi ricordo. Alberto, se non ricordo Albi. Male è Alberto. Tanta roba, monta differenziali plastici o in metallo? Plastici. Sono plastici. Ecco, quelle ad esempio sono già alcune cose che volendo uno può prendere eventualmente in considerazione, però prima di prendere in considerazione secondo me va provata, perché sì, come sempre diciamo, come abbiamo sempre detto noi,
a volte non è il materiale che costa di più quello migliore per l'uso che ne devi fare, quindi è sempre bene provarlo, no? Cioè anche con le mini magari non è detto che bisogna fare sempre tutto in carbonio a cannone, esatto, o sempre con i roller super fighi e bla 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 bla. Quindi proviamo, tutto al più se si spacca si cambia, magari si va in upgrade, no? Vi seguo in segreto da un CDA direttivo, se mi scoprono monto sulla Delta di serie. Grande, grande Cri, così si fa, così si fa. Tanta roba, tanta roba. Quindi siamo abbastanza contenti. A quante celle l'hai provata, Axel? È una 2S, credo. Anche io. Aspetta che dalla chat scrivono durano poco, fidati. Ma sicuro, per carità. Non dico il contrario. Sì. C'è da dire che io ho differenziali in plastica da tipo 13 anni su alcune macchine e non li ho mai, ancora mai cambiati, quindi dipende sicuramente allora. Molto che cosa ci si combina. Sì, sì. Comunque, assolutamente. Sì, è una 2S e vabbè. Una 4000? Mi pare. Sì, circa come la mia. Sì. Io ho lasciato, vi volevo far vedere questa cosa qui per chi deve ancora montarla, per chi la prenderà. Qui ci sono praticamente delle linguette, che sono quelle che evitano lo sporco in maniera laterale. Ho lasciato su una vite soltanto, perché così posso fare così. Tanta roba. L'ho pensato anch'io, al momento l'ho chiusa perché riesco a caricare la batteria direttamente lasciandola dentro. Ah, io non mi fido. Io voglio fare il test. Oddio, si è cliccato un tasto da solo, vabbè, era un messaggio di Cree. Era... un reminder. Sì, esatto. Beh, Cree, sappi che il prossimo giro che scendo a Roma, e quest'estate scendo, sto anche giù un po' di giorni, forse una settimanella riusciamo a imbroccarla. Cioè, uno, ci si vede per forza. Due, ci si deve fare una birra per forza. Tre, te la faccio provare per forza. Quattro, la vai a comprare. Quattro, andiamo da Gianni e il gioco è fatto. Le gens sont fait, praticamente. Oggi i francesismi a mille! Cioè. Vabbè, oh, scusa, sono sempre parmigiano, sai, noi influenza ce l'abbiamo un po' avuto. Lo zeppo direbbe gemel, come si suol dire da ste parti, no? Quindi così, sono comunque abbastanza soddisfatto, anche se avrei gradito qualche upgrade in più. Di questo, cioè, da dire mezzo. Una cosa che mi è piaciuta molto, Ale, non so se l'hai notata, l'adattatore della batteria, ovvero? C'è un all'interno del telaio, più che altro fallo vedere te perché sei senza scocca. Ah, io non l'ho montato, perché le mie batterie sono giganti. Ah, ok, aspetta. Perfetto, quindi te letteralmente occupi già tutto il telaio. Sì, aspetta che mi metto a schermo grande così lo faccio vedere meglio. Vediamo se si vede. Ah, ok, okay. Deve proprio dovrebbe essere qui. Ok. Praticamente sì, esatto, la mia batteria tocca qui. Okay. Esatto, ok, come non detto. Perché io ho sempre utilizzato batterie più capienti possibili, per cui ce le ho belle importanti. Sì, sì, sì. No, io invece quel pezzettino l'ho trovato particolarmente utile perché ti abbraccia la batteria e avendo le due vitine a escursione, praticamente tu lo riesci a portare proprio a filo del millimetro. Sì. E la tieni proprio bella salda. Ferma. Ti sganciano robe varie. Lì proprio è avvitata e dopo la scrivi da sopra. Esatto. Una cosa sicuramente che farò sarà inserire della spugnetta davanti e dietro rispetto alla batteria. Cosa che non ho ancora fatto perché prima volevo ritagliare la copertura, in realtà, per vedere bene la copertura. E poi sicuramente è una cosa che farò. Volevo farti vedere come ho messo l'interruttore. Sì. Uguale. Vedi. Sì, sì, ce l'ho uguale. L'hai messo così di lato? Nel lato. Ah, grande, perfetto. Perché, diciamo, è un po' rogna e come suggerisce Tamia non è che mi piaceva tanto. Cioè, dovevi andare dentro col dito e tirar su. Invece così è proprio tac laterale e fine. Probabilmente dipende dal tipo di interruttore che scegli. Cosa, tu l'hai lasciato leggermente fuori, io invece l'ho portato proprio a zero con la plastica. Ok. Perché mi sono detto, mette anche sfiga che mi si sganci la copertura in plastica, non ho la linguetta esterna. Perché mi è successo in passato con un interruttore che ho voluto cambiare, che usciva soltanto un pezzettino di plastica, c'è arrivato un sasso sopra, si è trinciato di netto e la macchina non si spegneva più. Quindi ho detto, lo lascio dentro. Madonna.
Punto interessante, lo sposto un filo indietro. Mamma lo diceva di frequentare le giuste amicizie, gli dovevo dare retta. Dipende che cosa ci fai, ovviamente. Per come sono concepite, c'è da usare sulla terra, li mangi che è una meraviglia. Io sono d'accordo con Alfonso, infatti diciamo noi l'abbiamo montata stock e vogliamo capire diciamo come rende così, perché alla fine è quella la prima cosa che fai, no? Cioè, sì. Perché non è detto che tutti prendano e iniziano a caricare upgrade a tutto spiano. Ci sono sicuramente, perché la cosa buona è che molte della componentistica della TT02 è compatibile anche con la XV02, come ad esempio i differenziali. Quindi i differenziali in metallo per la TT02 vanno bene anche qua sopra e sono largamente utilizzati, quindi diciamo che la XV02 è una declinazione, se vogliamo, di una TT02 da rally con pochi upgrade, quindi quasi come una TT02R di cui avevamo già parlato, che volevamo guardare. Abbiamo poi deciso di optare per questa perché comunque anche lo chassis e le torri di cui è dotata sono un po' più adatte al mondo del rally, no? Quindi ci siamo un po' infognati con quel discorso qui. Altre cose da dire? Interessante il fatto degli upgrade già in metallo, cioè della trasmissione, che non abbiamo più l'albero di trasmissione in plastica, che comunque nel TT02 era, diciamo, una delle prime cose che andavano assolutamente cambiate. Mamma mia, io ho la Neo Scorcher, che è veramente una cosa imbarazzante, anche buggy, anche lì plastica, cioè è un cosino che quando vai fa così, cioè veramente si può guardare, però è anche una delle buggy Tamiya più famose di cui si fa tipo upgrade di tutto, per cui vabbè, ci sta alla fine, no? Non so se hai notato che hanno fatto il supporto per il rilevatore da pista. No, l'hai visto nelle istruzioni in fondo? Praticamente il, se ci guardi nell'anteriore, no? C'è il supporto carrozzeria, che è questo qui. Ok, sì. Se guardi in questo supporto carrozzeria qua, ci hanno fatto un forellino che è abbastanza particolare da osservare, no? Sì. Lì davanti è stato fatto per montarci il trasponder della pista. Nelle istruzioni in fondo puoi vedere che di prendere ci monti con una clip il trasponderino rosso, con il filo che si va a collegare alla tua batteria, e appunto così ce l'hai già montato davanti e non devi stare a pensare dove incastrarlo a destra o a sinistra all'interno del telaio. Fico, molto molto figo. Molto interessante. Grazie Puggio per aver spammato il link al nostro Telegram. Ragazzi, dov'è che potrei mandarvi le foto del modello? Forse voi lo riconoscete. Sul nostro Telegram, ti ha risposto assolutamente Puggio. Fammi vedere, sposto di là, eccoci qui. Perfetto, sì, ragazzi, se volete interagire con noi potete tranquillamente utilizzare il canale Telegram, lo abbiamo aperto sotto, quindi se volete farci vedere qualcosa non c'è il minimo problema, lo guardiamo molto molto volentieri. Quindi domanda: qual è lo chassis che vi piacerebbe di più su un'auto da rally? Delta a parte. Domandone, Puggio. Io infatti sono ancora molto in dubbio sulla carrozza da metterci su, perché... Allora, se dobbiamo rimanere in tema Lancia, anche la 037 è cattiva. Un sacco. Guardavamo con Axel domenica un po' di carrozzerie per vedere, perché ad esempio abbiamo scoperto che la I20 non c'è, fanno la Yaris, mi sembra, qualche Yaris compagnia, ma la I20 ne abbiamo trovata solo una, tipo che arriva da Marte a 90 euro solo scocca, e ho detto ok, no, io non lo so. Allora, a me piacerebbe anche classico Subarone, però vecchio, cioè io tornerei al Subarone anni 90, McRae, Nicky Gris. Se no, non lo so. Sono preparato la mia risposta. Vai. È tanta roba. Bella. Fino al lettone dietro è incredibile. Veramente bella. E mettere la macchina solo l'alettone. Diciamo, questo è stato il modello di qualche anno fa, di quando ho montato il TT02. La versione aggiornata per quella probabilmente sarà la stessa carrozzeria, più o meno i colori saranno quelli, ma per chi ci segue nel mondo delle Mini 4WD sa anche più o meno dove andrò a parare con le grafiche.
povero Pietro. Non è così difficile da pensare, eh. Axel è sempre Axel alla fine, quindi. Io nel frattempo ho già aperto, tipo, ho scritto 1-10 rally, sto guardando tutte le carrozzerie. Beh, e te, Pugio, se non c'è su disegnata una waifu, non puoi metterla in pista. Allora, ti dirò, è che facevo l'altra volta, sulle mini e mini Z, così sì, ho già mandato ad Indo la mia Nissan Silvia mini Z e gli ho detto, ti ho dato la macchina direttamente, vai, non hai scuse. Dindo, se mi stai ascoltando, non hai scuse, hai una macchina sopra. Però ti dirò, su una 1.10, in realtà a me piacciono molto le replica, quindi c'è come la tua, il tuo deltone, e tenermi un replica, memore di quando avevo il CLK DTM. Allora, questa qui nello specifico, credo siano le stesse utilizzate per le Rally Legend. Okay, di cui abbiamo già parlato, sì. Che si trovano anche demarchiate dal discorso Rally Legend, le carte, se non ricordo male ci aveva detto, sì. Pelo. Mm-hmm. Erano quelle fondamentalmente. Questo chassis qua è della Killer Body e non c'è niente da fare, cioè è in una scatola finito così, e se non ricordo male costa tra i 50 e i 60 euro, una cosa del genere. Però è una scocca che, come potete vedere, ha i portalucette anche. Cioè, è più simile a quella del mio Defender che ha una scocca in Lexan pulita, no? Quindi, diciamo, è una fatta finita da montare su. Che qualcuno mi chiedeva anche, ma non saresti dispiaciuto di sfondare? Guarda, da rally, cioè, se non la sporchi e non la rovini, cioè, non la prendere, nel senso, deve essere vissuta. Non la prendere nel rally, cioè, se non la devi arrivare senza sportelli. Cioè, esatto, esattamente. Per PlayStation 1 ci ha insegnato quello. Bravo, cioè, esatto. Per arrivare con meno macchina possibile. Esatto, e a usare il freno a mano anche, esatto. Volendo. Raga, Fabio ci ha mandato. Vediamo subito. Allora, è una Toyota? È la Celica, forse, se non ricordo male. No, una Supra. La Supra, scusami. Sì, le confondo sempre. Quella col muso lungo è la Supra. Sì. Che caspita, beh, è datata, la ragazza. Sì, sì. Il telaietto è bello vecchiotto. Sì. TA02, TA04. Però qualcosina ci ha fatto, sì, è a cinghia. Vedo che ha lo chassis attaccato con le calamite. Sì. Stavo guardando che forse... No, non è un TA04 anni... Sai che io questo non credo di averlo mai visto? È datato parecchio, Fabio? Sotto c'è anche la skid plate in metallo, sembra. È metallo sotto, Fabio? No, è FRP, se guardi bene l'immagine. Dici? Sì, prova a zoomare, si vede tipo la texture carbon FRP. Che faccio un po' fatica a zoomare da PC. Dici il piastrone sotto, comunque. Aspetta, ma tra l'altro io la posso anche far vedere. Aspetta. Facciamo così, raga, così la vedete anche voi. Eccola qui. Toyota Supra, male. Non male. Fuori in carbonio ed è la Supra, esatto, ok. Ok. Questo è il fondo. Beh, comunque ci avete fatto qualche lavorino, non era così di fabbrica, immagino. Bella. Ma cammina ancora? Cioè, riesci a usarla o... TA08, secondo me. TA08, stavo... quindi è Tamiya comunque. Sì, sì. Tutto Tamiya. Allora, a vederla così a occhio, con la trasmissione e tutto, sembra un TA08. Sì. Però, sicuramente chi ne sa più di me, io sono rimasto al TL01 che... Mamma mia. Vabbè, ci sta. Comunque è figa, molto bello. Molto, sì, sì. Molto bella. Se cammina ancora, ancora di più, eh. Penso di sì. Io di mio ho solo cambiato la batteria e montato le staffe con le calamite. Poi il resto l'avevo... Ah, ok. Ok, sì, avevo notato subito le calamite perché era il discorso di cui parlavamo l'altro giorno, che si diceva che metterle nel rally forse non è proprio la... Allora, lo chassis lo perdi per strada. Una posteriore da touring vecchio stile, eh sì.
Ancora cammina un sacco. Beh, oh, tanta roba, eh. Non male. Non male, non male. Raga, se avete qualche altra foto di vostro mezzo, postatecela sul Telegram, eh. Siamo molto curiosi. Cos'altro vi stavo dicendo? Io faccio notare una cosina, Dale, che secondo me non hai visto. Vai, cioè? Nel telaio ci sono i passafili per le luci. L'hai visti quando li hai montati? Nel telaio? Mm-hmm. Questo mentre lo montavo ci ho pensato e ho detto adesso dopo io lo faccio notare. Ma qua davanti, dici? L'hanno montati sia qua, nel... qua, esatto. Sì, lì li avevo notati. E anche dietro. Sì. C'è proprio il... per fare il passacavo per avere la carrozzeria. La feritoietta. Sì. Non è mica stupida come roba, perché così c'è il filo volendo passante di sottile e non ti sta a svolazzare in giro per la carrozza. Ah sì, sì, che è una cosa che ho sempre odiato. Io ho il Defender di dentro e quella con la caldo ho filato tutti i fili per averli, li ho messi come li metterebbe un sistemista, proprio dritto per dritto, uno a fianco all'altro. Quello nero. E anche di scotch nero. E sempre a proposito di scotch, per rendere le carrozzerie più rigide, rivestirle di scotch ci abbiamo pensato? Come fanno, visto fare ogni tanto online? Questo mi dice che non hai visto il video in cui facevo il rivestimento Shugu per il Wide Max. Era agli albori del canale e l'avevo visto. Becchiamoci questi video che ci sta mandando Fabio, va, nel frattempo. Vediamo un po'. Ah, guardalo come scoda, guardalo. Porca miseria! Beh, fila ancora non male, eh? Bellissimo. C'è della manualità anche. Vediamo l'altro. Tanta roba, Fabio. Tanta roba. E signori, dobbiamo trovare anche noi un parcheggio del genere, ve lo dico. Ma io a Parma ne ho quanti milioni, eh? Parcheggio del Carrefour, l'ultimo piano. Pugio, andiamo. Spariscono dalla live e vanno a driftare nel parcheggio del Carrefour. Cioè, andiamo al centro lame, in fondo, dove non ci parcheggia nessuno, lì è perfetto. C'è vicino a casa mia, se volete portare le gomme su quelle gomme da drift, me lo dite sabato. Andiamo dietro, a fare due scodate. Quanto ce l'abbiamo dietro, li ho portata? Poi se la usiamo meno. Io sabato la mini Z comunque la porto, sempre comunque. Ma è la mini Z. Cioè, la mini Z riesce a slittare secondo voi sul cemento? No. No, non ce la fa. È quello. Il nostro problema è quello. Dobbiamo farcele 1.10 drift anche, no? Dai, raga. No. Piano. Basta. Piano. Non si può fare così, eh. Con questa frequenza, no, diventa veramente problematico. Ragazzi, adotta anche tu uno sperperone. No, però la Rally, qualche posticino vicino a casa mia c'è, che in cui possiamo provarle. E se vuoi, Puggio. Ah no, però lo stesso radiocomando. Ti volevo far provare la Buggy. No, vai, tranquillo. Che non so se hai provato, ma io ho un unico radiocomando. Perché anche in questa ho preso. Vediamo se si vede. Sì, si vede quella blu. La Rice della Fly Sky. Quindi così mappata come... Tutte le macchine, sì, su un unico radiocomando. Ho controllato l'FSGT5 e ne regge 20. Quindi 20 RC diverse, adesso va bene tutto, però. Ne hai di macchine da mettere lì dentro. Sì, cioè, per ora c'ho sulla Buggy, il Defender è questa. Fine, quindi sono stato anche buono. L'arma Infraction ha il suo, lo Spectrum, tengo quello, perché... Più che decoroso da quel punto di vista lì, va più che bene. Assolutamente. Ma la cosa bella è... Il porto d'arma! Arrivederci, raga. Dai, no, scherzavo. È stato bello che Axel è rimasto lì fermo a dire niente. Rimango lì, faccio pubblico. È rimasto lì bellissimo. Aspetta che Fabio, vedo che ci sta mandando delle altre cosine interessanti, dai, le faccio vedere. L'ultima foto sbavosa. La mia è quella a destra, invece quello centrale di un mio amico, compreso il telaio,
di quello a sinistra. Le ruote e il body di quello a sinistra sono miei. Ah, bella. Dai, quindi insomma hai anche amici appassionati. Questo è molto buono. Noi ci siamo accorti comunque che è un hobby che se riesci a condividere con degli amici diventa 100 volte più bello, no? Esatto. Migliora. Perché sì, io per anni ho corso da solo, cioè proprio bellino, però dopo un tot mi rendevo conto che ti... Cioè, sì. Sì, perdi un po' la voglia. Bravo, perdi tanto del... dello spingersi a vicenda comunque, che secondo me è esatto. Mi è capitato una volta che sono andato da Edo, stavamo chiacchierando così insomma di RC, non RC, touring, campionati, via dicendo. Entrano questi tre ragazzi super invasati di bashing, cioè prendere le RC e farle saltare sulle piste da skate, che avevano appena sbragato una Erevo 1.16 per fare tipo 4 volte backflip 4 per, ed è cascata praticamente di muso sbragandola completamente. È stato bello perché tipo abbiamo chiacchierato un po', questi ragazzi tra l'altro so che ci seguono anche, li saluto. Bella raga, fateci sapere se le avete messe a posto le RC, che me ne avevano anche raccontato che facevano dei bilici motorizzati per caricarsi le RC, portarsene dietro delle cose in razza. Sì, tipo l'auler per il trasporto RC, l'RC che porta le RC, no? Una cosa veramente fantasmagorica. No, Fabio manda, non ci dispiace mica. Sì, l'ho conosciuto per sbaglio a scuola, ora siamo i ragazzi che ai raduni di auto vere vanno a giro con i modelli. Ma non ti credere, guarda che ce ne sono più di quel che pensi. Se bazzichi su determinate pagine di auto appassionati, anche car audio, ci sono tanti che si presentano con le RC, anche in America, dove fanno anche poi le, come si dice, le sfide, quelle di stile e via dicendo. Molte volte sono anche in partnership con tipo Horizon Hobby o altri brand tipo Traxxas e quant'altro, per cui c'è l'area di queste. Cioè, ho visto degli eventi drag dove c'erano le auto da sparo della Traxxas, no? Quelle con lo stile vecchio, vintage, non so se ce l'avete presente. Sono, credo si chiamino proprio Drag Slash, una cosa del genere. Okay, Traxxas Drag Slash. Che te le vendono volendo anche con il semaforino incluso, e quelle le ho viste degli eventi di drag racing, c'era parallelamente, facevano la scenetta con lo sparo con l'RC, per cui diciamo una cosa che secondo me non è poi così inusuale nel mondo delle auto, no? Quindi bella, ci sta. Poi prima o poi arriverà anche il raduno dei radiocomandati, dove ognuno si dovrà presentare con un qualcosa che si muove o da solo o con un radiocomandato, e non vale presentarsi col passeggino del bimbo, col motorino brushless sotto, non vale ragazzi, perché quello delle ruote sterzanti non ce le ha, non vale. Senza ruote sterzanti solo mini 4WD, sappiatelo, solo mini 4WD. E così, per chi pensava di trovarci al Lago di Comics quest'estate, ahimè purtroppo penso che non ci saremo, meglio, quello che si preannunciava di poter essere un qualcosa di organizzato, un pochino più, come dire, con pista e quant'altro, purtroppo per problemi organizzativi della gestione non si è riusciti a imbroccarlo, quindi non ci troverete se non se andremo a fare un giro, vedremo se... riusciremo, se io sarò ancora vivo, perché è un periodaccio. Ma domanda per Axel, le gomme le ha incollate? Sì, non casca mai questo ragazzo, incredibile. Sì. Con cosa le attaccate? Recupero la colla, cosa fondamentale raga questa. Allora, io ho utilizzato questa colla qua, no sponsor, però intanto la mostriamo perché è quella che mi avevano consigliato a me. Ok. Bellino per KPI. Il proprio il beccuccino per andarci d'attorno. Allora, io non ho mai capito bene come incollarle, perché queste qua alla fine sono tipo il secondo paio di gomme che incollo, ma io di solito ci ho fatto soltanto in esterna il giro. No, ho sbagliato. Almeno a me l'aveva spiegato Daniele Panetta. Vai. Una volta che sono capitato là gliel'ho chiesto e lui mi ha detto ti basta prendere tre punti da un lato e tre punti dall'altro.
anche in colla, anche interna, sì, anche okay. Interna, perché altrimenti la gomma si tiene da un lato, ma dall'altro fa quel balloon, l'effetto ballooning, okay, che si allarga. Quindi se dai tre punti fermi, almeno tre, non serve dare tutto. Lui diceva non metterla tutto perché è veramente uno spreco di colla. Con 3-4 punti, così, attorno al cerchio, di dentro e di fuori, sei tranquillo. Ti posso dire che finora io ho seguito quel consiglio che mi aveva dato lui. Regolo, non male. Ha funzionato. Sì, 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 sì. E stessa cosa l'ho fatta qui, per cui ci sta, ci sta. Io volevo sapere da Puggio se sta facendo qualcosa con le mini 4WD oppure no. Io per ora mi sto preparando per il grande progetto dell'anno prossimo della Open, quindi sto accattando un po' di pezzi, ce li ho qua. Ma ci fai vedere qualcosa? Ma ancora non ho toccato niente, cioè se vuoi posso farti vedere... Cosa hai preso di pezzi? MS, ok. La MS con i suoi contattini. Contattini in oro. Poi cosa abbiamo? In realtà per ora poco altro, perché poi prima me la volevo studiare, farmi un cataloghino di tutti i pezzi che mi servivano, di quelli da prendere, non prendere, tagliare, sventrare tutto e poi iniziare. Però tanto questo era il must have da avere, il telaio chiaro MSL, quindi per iniziare. Tanta roba, tanta roba. E poi devo comprare il seghetto, quello Tamiya, che ho letto ovunque, che tutti dicevano quello lì è il seghetto per eccellenza. Vero, per tagliare, sì, i telai. Sì, sì, sì. Quindi... ci sta assolutamente. Qua Bro sul nostro canale Telegram dice che è il TA03F e ne ha 3, quindi l'ha riconosciuto subito. Posso? Okay. Buona, buona, molto bene. Ci fa piacere che almeno... il nostro Fabio abbia scoperto che telaio è, quindi tanta roba. Fa sempre molto comodo anche per cercare pezzi, ricambi, vedere se li trovi, punti il modello, secondo me qualcosa trovi ancora, dai. A breve mi arriverà la nuova Touring Express XQ2S kit da competizione acquistato da EuroRC. Ma dai Alfonso, XQ2S è X-Ray? No? Che brand è? Non conosco, non... sul Touring, raga, sono veramente super ignorante. Assolutamente. Ho mandato un altro video un po' bruttino dove ad una certa si vede anche me. Dai, lo possiamo far vedere, Fabio? Dimmi tu, se non vuoi non lo faccio vedere, rimane solo sul Telegram. Nel mentre una domanda per Ale. L'hai forata la carrozzeria? Non ancora. Perché io ho un grandissimo dubbio. Molto bella la carrozzeria, già tutta colorata, Ma come fai a centrarli fuori? In teoria c'è l'accessorino di BT Design con le calamitine che ci volevano appioppare quando ci siamo andati, ve lo ricordate? No, sì. Li vogliamo bene, ragazzi, no? Insomma, calamitine, va bene, però... Le carrozzerie tu le fuori prima di colorarle, proprio perché la posizioni sulla macchina, la centri bene e poi dopo ti fai i fori con lo svasatore. Ma se la carrozzeria ti viene già data colorata? Sì. Non lo so, mi devo inventare qualcosa. Ok, perché è un'idea che io non mi sto riuscendo a fare. Ho detto, anzi, la prendo anche io. Nemmeno io, nemmeno io. Siccome però io ho idea. Tocchettini di colore sui cosi, attacca appoggi, cioè deve essere millimetrico. Cioè... Bisogna vedere se riesci a metterla perfettamente dritta. Solo quello, che non saprei cosa mettere che possa colorarle, capito? Quello è il vero problema. Indelebilitami qua. Esatto. Cioè lo lego tipo alla stecca? No. Sporchi la stecca. Tempo che si asciuga, gliela stampi sopra. Poi devi pulire con dell'alcol, penso, verrà via. Se vuoi pulire la torretta, spero non essere... masticata. Cioè, nel senso... No. È un'idea geniale, raga. Io lo leggo nero, così non si vede torretta nera su nero, carrozzeria bianca. Proprio geniale, siete dei geni. Ottimo, marker Tamiya anche per fare questa cosa. A voglia, dai, facciamole vedere allora, vai. C'è anche un'altra foto interessante sotto dopo. Sì, sì, adesso le facciamo vedere tutte. Guarda lì che slittino, tri. Tra l'altro guarda che radiocomando, incredibile. Un'altra era proprio. Vabbè che è anche una questione di comodità personale. Eccolo Fabio, abbiamo visto il tuo super ciuffo.
Va che belle, queste sono di bro. Tanta roba. Belle, cacchierola. Beh, qua c'è, c'è dell'upgrade non da poco, presumo. Sì. Veramente della roba interessante. Bro, che ricordiamo che nella sua foto profilo per me rimane sempre Danny Lazzarini. Beh, sempre. Se, per me è lui che sta scrivendo, cioè io quando lo incontrerò lo chiamerò Danny. Bro, se ci stai seguendo, sappi che abbiamo fatto vedere le tue macchine in live e che per noi sarai sempre Danny Lazzarin. Uomo! Dove uomo! Ti viene bene, sai fuggio? Vero. Io ho il fisico di Danny Lazzarin. A Express. Ok, ok. Male, male. Si spaventerà qualcuno, ma figurati Fabio, non ti preoccupare. Sì, le botte sono optional. No, vabbè, quando guidi è così, figurati. Ah, grande, ci sta grande. Seguendo, ci sta seguendo. Raga, ma dovete scrivere sulla chat. Cioè, va bene il Telegram, ma scrivete su YouTube, no? Ci siamo, siamo qui per voi. Scrivete su YouTube, no? Belle comunque, bro. Sono veramente molto belle. Le stavo guardando. Ho visto che anche, non so come si chiamano in gergo tecnico, le C. Quelle in cui passa praticamente il... oddio, mi viene il nome. Innesti nei differenziali. Le C, i bicchierini, che poi vengono tirati dai servi. Dal servo, okay. Scusa per sterzare. Sì. Okay. Le C, io le chiamo le C, sì, vabbè. Sì. Quelle lì. Sono quelle Tamiya, bro? Fammi sapere. Perché io ho il dubbio se mettere quelle della Ya Racing... che sono tra l'altro dello stesso azzurro, quindi ci starebbero benissimo. Oppure no, raga, però cioè, se mi mettete questi video facciamo la serata. Adesso facciamo la serata a guardare i video che caricate sul Telegram, dai. Esatto. Facciamo così. E poi avevo anche in mente di fare una serata in cui vi metto il link di StreamYard, che è la piattaforma che stiamo usando, sul Telegram, e chi vuole entra e a turno vi facciamo entrare. Così. I radiocomandati roulette la chiameremo. Ci sta. Brutta, Puggio. Io ho immaginato tipo chat roulette. Beh, sì. Skip. Wow! No, no, no. Skip. Zucchi, no! Beh, devo dire che... Allora, intanto questo parcheggio tanta roba per andare a driftare. Sì, sì. Tanto per dirne una. Poi mi chiedevo, ma giroscopio no, immagino. Stai sterzando di forza, quindi credo proprio di no. Ma secondo me anche perché non ha le gomme da drift lui. No, ha detto che c'ha sulle gomme da drift. Ah sì? Ok, scusa. Sì. Però secondo me non c'è tutti i video di RC che volete sul Telegram che li facciamo vedere. Tutto upgrade via Racing. Ottimo. Tanta roba. Sì, è quello che penso che punterò anch'io, perché ho visto che c'è su AliExpress anche, ha delle cifre molto abbordabili. Ti segnalo, Axel, che per l'XV02 Pro c'è un kit che comprende torretta frontale posteriore in carbonio e skid plate sottostanti in metallo, che secondo me su una rally possono fare, soprattutto perché abbassi il baricentro ancora di più verso il basso e soprattutto proteggi un pochino di più... i differenziali, quantomeno, perché tanto alla fine coprono solo quelli. Su Ali, su Ali, sì, magari te lo giro, costa una ventina di euro e c'è dentro tutto, in pratica. Ti chiedo il link volentieri, grazie. Sì, assolutamente. Sì, io vi dico, per adesso l'ho finito di montare ieri, stamattina ho fatto l'ultimo upgrade della custodia superiore, del guscio superiore, quindi non mi sono ancora messo a guardare per vari optional aggiuntivi online. C'è da dire che per come sono fatto io voglio prima di tutto testarlo un attimo per bene in pista. Beh, chiaro, sì. Poi una volta che magari noto che, ok, primo giro di pista che ho fatto, quella parte lì non mi è piaciuta, quella parte lì si è piegata, roba varie, ok, inizio a fare gli upgrade del caso. Però... Quando la proviamo? Se sabato abbiamo voglia, cioè... La riusciamo a incastrare. Perché? Ti spiego. Stavo pensando un posto a Parma. Allora, prendila su, intanto. In che cosa non c'era la carrozzeria? Vabbè, la facciamo girare così a secco. Vabbè, c'hai la copertura comunque, dai. Sì, allora, se io riesco a fare questa cosa con i marker Tamiya, Puggio, ti offro una birra. Che tanto te l'avrei offerta comunque perché è il mio compleanno, però... Compleanno così si fa per dire, no? Ovviamente. È così, dai. È così, bella, bella. Sono...
Sono molto carico. Guarda, ci sta facendo vedere il caro bro. Aspetta, questa la devo far vedere. Ancora non mi ha detto nulla. Cosa? Mi stupisco di te che non mi hai ancora detto nulla. Questa bellissima parte piana, no? Non ti viene in mente che ci si possa incollare sopra un accessorio un po' particolare che si può collegare a qualcos'altro per fare delle riprese? È l'Hexan, è quello. Vabbè, dici che implode se ci metto il coso della GoPro? Sì. Pugio, gli rispondi tu. Paura, no, dai, lo rinforziamo un attimo. È attaccata col velcro a quella. Vabbè, ma se ci montiamo la tua di telecamerina, è leggerina. Secondo me, se vuoi proviamo. Proviamo, se vuoi, secondo me... Oh, ne abbiamo già comprato una volta la telecamera con l'arma che l'abbiamo tirata lì in mezzo al campo. L'abbiamo tirata nella stratosfera, va bene. Vabbè, al massimo succede quello, ragazzi, cosa volete che sia? Sì, sì, no, no, per carità. Volevo far vedere i vari upgrade di cui parlava bro, tutti i racing. Mm-hmm. Io parlavo di questi. Ah. Ok, si vedono, sì. Ammortizzatori ce li abbiamo già così e sono quelli, sì, diciamo, il kit op-up setamia che era incluso. E poi, vabbè, c'è il... gancettini al servo anche, che ci sono, vanno presi ovviamente specifici per modello. E ecco, guarda un po', ah, anche questo interessante. Mm-hmm. Anche se un po' mi spaventa sul rally, perché questo è metallo che sbatte contro metallo fermato da plastica. Io ti dico, Ale, ce l'ho sul Rustler Buggy, quello che ho costruito io pezzo per pezzo, che ho provato l'altra volta. Sì. Parlandone con Edo me l'ha detto, sì, ma occhio che si piegano. Cioè, dubbio è quello, cioè magari se drift avere della plastica lì, perché comunque flette meglio. Invece essendo così, sì, di metallo rigido, io l'avevo già trovato nel, essendo che un mezzo che ho già trovato mezzo assemblato, dovevo finirlo, erano già fatti così. Mi ha detto usali, ma secondo me rischi di piegarli. Quindi sì. Cioè, dipende poi quello che ci dobbiamo fare. Per noi che, con i rally che prendiamo delle cannonate, forse lì ci conviene ancora la plastica. Sì, forse sì. E anche perché se li spacchi, quantomeno la spesa è abbastanza, sì, tra virgolette, ridotta, no? Sì. Vedo che lui ce li ha tutti e quattro, così. Ma magari questo è da drift. Se è da drift, sicuramente magari gli dà anche più stabilità. Dare il centro abbassato. Sì, più peso. Sì, più peso ci sta. Se ne va via di lato, scuda meglio, probabilmente. Quelle da drift le avevo sulla Supra, sui video di prima. Ah, ok, ok. Queste sono gomme da gara. Ah, quindi slittano perché tirano tanto. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo è quanto, ragazzi? La faccenda con le RC è questa. Capiamo adesso, capiremo insieme come evolverà la situazione. E... io domenica appunto sono andati alla gara, quella di Edo. Ah, mi raccontate un po', dai. Allora, bello. Interessante, bello come ambiente, decisamente tutt'altro mondo rispetto a quello del Mini 4D, e come lo facevo notare io a Puggio, il silenzio. Ale, te non ci credi, ma non sai che cavolo di silenzio c'era alla gara. Serio? Sì, ma perché sono molto più silenziose come radiocomandate. Cioè... senti il sibilino, non come quelli Mini 4D che sembra che ci sia un trapano ambientatore acceso. Perché sbattono contro le pareti, sì, le Mini 4D. Un po' quello, un po'. Comunque la trasmissione non è così silenziosa. Ma lì proprio c'erano gli uccellini che cinguettavano, le macchine che correvano in pista, era tipo... Sentivi il rumore della carrozza che grattava per terra. Che bello! Quello era un suono poco piacevole, però per il resto era tutto molto idilliaco come suono. Ma penso, dai. E... altra però cosa? Bello. Posso spiegare come sono le gare su pista? Quindi questione del fare tot giri, cioè il tempo in tot giri. Siamo un po' fatti spiegare il fatto che nella categoria rally, almeno da quello che ho capito io, poi Puggio correggimi nel caso, ci sono due tipologie di gare principalmente. Una su pista, dove comunque tu sei sullo spalto. Sul palco. E la piloti guardando in giù, e la pista è sterrata come quella che c'è da Valerio qua a Bologna, per intenderci, sì. Quindi terra battuta, qualche salto, qualche rampetta da fare e molto slalom. O se no c'è una seconda categoria un pochino più difficile, da combattimento, mettiamola così, dove il tracciato è molto più stretto, letteralmente dove ci passi soltanto tu, e tu devi inseguire la macchina correndo dietro la macchina,
e faccio tipo lo slalom, tipo salire su dei ponticelli, scendere giù dall'altra parte, tutte le curve strette, ma proprio a gomito. Sì, e questo qua ne avevo sentito parlare, tanta roba. In entrambi i casi, cioè in quella a tappe, diciamo, sei singolo, quindi è proprio il tuo tempo da prendere giù, non c'è questione di bagarre contro altre macchine. Invece su pista c'è anche il correre con più macchine insieme, quindi ci possono essere scontri. Portellate. Diciamo che è un rally contro un rally cross, come categoria. Non hai mai visto il rally cross? Cioè, il rally è il classico che tappa, quindi parti. Sì, infatti a me quello sarebbe piaciuto tantissimo. Il rally cross è quello dove corrono in pista, tipo, mi sembra 6 macchine alla volta, ma è bellissimo. È ignoranza stratosferica. Stratosferica è il fatto che devi prendere anche, tipo, la parte di pista ad allungare per... Sì. È bellissimo. VRC, con gli Mecrei Rally dei bei tempi, no? Quello... veramente ci ha guidato nel mondo del... ci ha insegnato l'ignoranza. Ci ha insegnato, sì. Destra, 5. Non ricordo ancora la vocetta. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Va bene, dai, ragazzi. Dobbiamo trovare una quadra sul come e il quando. Sì. Questo sicuramente. Voglio come speaker Puggio. Ti voglio come speaker. Commento. Cioè, a un certo punto ti voglio sentire che urli: mamma, butta la pasta! Togli la caffettiera dalla stufa! E vieni sul palco! Tutti in piedi! Cassa martello! Il Guido Meda dei radiocomandati. Ma guarda, tanterò. Da quel punto, se così, secondo me ci sta, Capellino, sì. Ti serve, volendo, se no come l'inviato, che non mi ricordo mai come si chiama. Entrami dai box con lo zaino. Lo zainetto e l'antenna, no? Che sembra tipo Boba Fett, però. Il Boba Fett della MotoGP. Esatto, Paolo Beltramo, sì. Che figata, davvero. E sì, penso che la prima gara a cui parteciperanno i radiocomandati del mondo RC sarà da rally. Capiamo se sarà a cacchio con tutte le persone che ci stanno seguendo in questo avvio di progetto o un qualcosa organizzato da qualcun altro. In tanti mi continuano a nominare i Blocca Tutto, che hanno un canale YouTube anche loro. Sì. E vediamo, capiamo. Perché io a me piacerebbe molto la cosa a tappe, vi dico la verità. Sì. Ti dico, io non avendo mai corso in pista, punterei come prima tappa nostra ad andare... con Marcello e gli altri, tipo la da Valerio. Sì, beh, una giornata sì. In pista proprio per iniziare a metterci giù la mano, perché secondo me, almeno dal mio punto di vista, cambia totalmente la prospettiva, il fatto di essere in alto, guardare la macchina da sotto e tutto il resto. Poi una volta che ci abbiamo preso mano, secondo me, una garetta dai Blocca Tutto potremmo anche pensarla. Sì. Assolutamente. Dai, appena arriverà la terza macchina, poi dopo ci organizziamo così... Certo. Capiamo che è quest'estate o non è quest'estate, chi se ne frega, cioè nel senso, senza... Intanto il progetto è attivo, mettiamola così. Sì, c'è molto... cioè nel senso, io il cortile la faccio andare uguale, ve lo dico. Intanto mi sto allenando con radio e via, e così insomma. Però sì, più che altro perché come nel mondo delle Min 4WD, cioè parlare, vedere con gli altri, secondo me ti fa capire tante cose. Sì. Tipo la spugna nelle gomme, Axel, l'hai messa? Dici quella interna? Sì. Sì, bravo. Sì, ottimo. Perché se non la metti, secondo me la gomma ti rimane troppo lasca, cioè troppo... troppo chiusa, cioè troppo molla, diciamo, esatto. Riempita. Non ha il tempo di rigonfiarsi. Queste qua, della Rally Legend, sono quelle proprio dedicate alla Delta, ce l'avevano già. Ah. Quindi erano già fatte finite, andava soltanto inserita il cerchio nella gomma e fine. Ecco, una cosa che non ho fatto, che le istruzioni invece ti dicevano, loro dicevano di praticamente incollarla la spugna. Cioè loro dicevano, la monti praticamente è tagliata a fetta da una parte e dall'altra, in maniera in modo che fa così. No? E loro dicono, su quella parte lì incollala. Io sinceramente l'ho incastrata dentro la gomma, c'ho appena dentro il cerchio, rimane in posizione, perché devo andare a incollare che mi rende una cosa rigida. Cioè, perché se ci metto la colla mi diventa la spugna rigida e dopo è una parte diversa del... Sì, potrebbe avere un punto che fa spessore rispetto al resto della gomma, è vero. Quello è vero. O comunque che mi reagisce in modo diverso alla pressione. Quindi mi sono detto, io lo lascio tenera.
Tanto che se si arriccia una spugna non penso che possa creare spessore a un certo punto, no? No, ma non può arricciarsi perché comunque è pressata tra la gomma esterna e il cerchione in plastica, quindi no, beh, allora va benissimo così come l'hai lasciato. O ti si dilagna la gomma in esterna e allora la spugna poi dopo cambia posizione, però devi vuol dire che c'è già qualcosa che non sta funzionando. Lascia fare che... Non è più un problema, cioè... Hai altri problemi. Ci sono dei video in giro di gomme che letteralmente diventano grandi così. Esatto, in quel caso magari tipicamente spugna... quelle dell'arma hanno questo problema, eh? Non le D-Boots, quelle che usiamo sulla Infraction, mm-hmm. ma quelle tipo per il Kraton o sì. per il... Vabbè, vabbè, gli altri traghi che fa... Hanno quel problema di bouncing, della gomma che si... Tipo ma io col Wide Max questo problema non ce l'ho mai avuto, è vero che andava a 4S al massimo. Ma perché sono anche incollate, però... secondo me, quelle della Traxxas. Ma anche quelle dell'arma le sono incollate. No? Sì, cioè è proprio lì il problema, che tu le compri fatte finite, cerchio gomma, mm-hmm. ti fa il balloon che si gonfia e la gomma si sfracella. Perché dici si stacca dal cerchio perché si dilata troppo, può essere però, che non hai messo la colla giusta. No, è proprio la gomma che cede, che si, quindi si espande in esterna. Si sbraga, sì, ti manderò dei video perché è abbastanza... cosa diceva Alfonso? Questo è un consiglio interessante, metteteci la pellicola protettiva sotto telaio. Dici Alfonso? Ce l'ho. Se vuoi altri sì. faccio vedere. Io allora non ho preso quella già pretagliata. Mm-hmm. Perché volendo esistono proprio tipo sticker da applicarci sotto paro ma avevo preso stai pensando però... quello che sto pensando io sì e cioè dopo... quando hai detto sticker io ho già visto due tette sotto la macchina diciamo. No non intendevo quello ragazzi io intendevo un bel logo dei radiocomandati dai sì sempre il solito no però si fa fare lo sticker personalizzato più che altro materiale vinile esatto io alla fine ti dicevo avevo preso un banalissimo foglio di vinile rettangolare lo schiaffi sotto e poi col cutter ti fa il perimetro del sottotelaio ah beh sì dai ci sta ciao, ci sta ottimo tanto... ottimo consiglio Alfonso lo seguiremo sicuramente. Più che altro nella carrozzeria che andremo a farci, che penso chiuderò anch'io ad Indo per gli sticker, voglio assolutamente, oltre al 98, anche lo sticker dei radiocomandati sulla fiamma. Beh, ovvio. Chiaramente. Facciamo quelli... facciamo fatta figa fino in fondo. Eh sì, per forza. Qualcuno chiede, hai provato a farci un rinforzo in metallo sotto telaio? Lì bisognerebbe avere qualcuno che sia in grado di fare un taglio di un certo tipo. Cioè CNC o roba del genere, no? Sì. Perché non ho trovato niente da quel punto di vista lì, Elia. Ho provato a cercare, ma per questo specifico telaio non ho trovato nulla. Le viti che vedete sotto arrivano direttamente al telaio e tengono per dire... poca roba, fondamentalmente, differenziale. Il gancio del motore. Sì. Il servo. Il servo. E basta. Quindi volendo basterebbe mettere delle viti leggermente più lunghe e metterci un plate sotto. Non so quanto senso possa avere, a meno che non metti una cosa molto molto... non troppo spessa. Cioè è un qualcosa che io ho sempre visto utilizzare e ho utilizzato... con i Monster Truck perché saltano, sbattono, magari cadi a metà di una rampa e quindi avere una placca di metallo che evita che ti ci sbraghi la plastica a metà. Su questa diciamo sì, faremo dei salti, ma comunque i salti nel rally non sono secondo me come quelli del Buddy, no? Se vogliamo... della rampa. 50 centimetri, cioè... se va fatta bene. Cosa? Non ho capito. Secondo me come saltino al massimo saranno sui 50 centimetri. Sì, non credo che... cioè, sì, non è una rampa che la spari in stratosfera la macchina, ecco, mettila così. Sì, cioè, ho visto degli eventi dell'Horizon Hobby dove fanno proprio... cioè, è alla gara chi la tira più in alto e più lontano. Sì. E vedi tipo delle arma limitless che stanno andando ai 150, che tipo
pum, cioè, decollano e non vedi più niente. A un certo punto, siccome l'hanno fatto apposta, dietro c'è tutta sabbia, quando a terra fa tipo come se fosse un, tipo un'esplosione dei cartoni animati. Così dove è andata. La botta di sabbia per aria, molto, molto scenografica la cosa, bella. La macchina sarà tipo in mille pezzi probabilmente, però tanto... fai una mancia sola, te la giochi tutta lì. No. Sì, su di un anno per calibrarla. Porca miseria. Poi la Limitless costa poco, costa come la Infraction, quindi non so se convenga. Bella, per carità. Conviene lanciare una Fiat Bravo sulla rampa. Piuttosto, costa meno, sì, sì. Cioè, ad esempio, un altro YouTuber è abbastanza famoso che si chiama Raz Schifrin, che ha fatto delle customizzazioni, ha fatto anche dei video assieme a Kevin Talbot, lui. Okay. Ha fatto delle cose inenarrabili sulla Limitless. Tipo doppio motore, 10-12S, cioè delle cose mondiali, pezzi tutti tagliati al CNC, sostituendo e diventando tutto metallo, diventa una macchina vera praticamente, una cosa del genere, una roba spettacolare. Sì, queste sono le mie ispirazioni quando preparo i contenuti di Radio Comandati, ragazzi, guardiamo anche queste robe da pazzi. È così, quindi figo, molto 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 figo. Va bene, dai, raga. Quindi è stato interessante. Per quanto riguarda eventualmente il sotto in metallo, non vorrei che dopo andiamo troppo ad esagerare con il peso, anche. Ma anche con l'altezza da terra, secondo me la va a ridurre. Cioè, bisogna vedere, perché tipo io so che Dani Panetta lui lo fa, cioè come è in grado di farlo, perché so che ha fatto delle personalizzazioni di questo tipo. Me le aveva fatte vedere quando era lì, l'aveva fatto su un Traghi, però, dove è più adeguata come cosa. Però mi faceva vedere che comunque era bello spesso, cioè sarà stato un 8-9 mm di spessore di metallo, quindi vai a caricare. Infatti mi diceva devi cambiare anche l'olio negli ammortizzatori, devi regolare tutto di conseguenza poi. Quindi come cosa di insieme, probabilmente dopo un po' che ci prendiamo la mano magari ci possiamo arrivare. Sì. La pellicola in vinile già è un qualcosa che perlomeno... Intanto pensiamo al frontale posteriore in metallo, quello anche interessante. Quello sì. I skid plate sicuramente. A livello di Mini 4WD cosa avete? Il mondo. Il mondo. Guarda, ti sposto un attimo la webcam giusto per farti vedere. Vediamo se ci riesco senza fare danni. A livello di Mini 4WD cosa non avete? Questo. Questo sono Mini 4WD. A livello di Mini 4WD, Elia, noi partecipiamo ai campionati di Bologna, organizzati da uno dei negozi di zona, che è Edo Model, e quindi diciamo bene o male gareggiamo in quasi tutte le categorie che ci sono. Quest'anno c'è stato un campionato Jump, quindi tutte le nostre macchine erano preparate da Jump. Abbiamo fatto categoria GT, dove principalmente si usano telaie a motore centrale, che devono avere un'estetica il più possibile simile a un'auto da Gran Turismo, quindi diciamo limitazioni estetiche da questo punto di vista. 6 roller totali, se non ricordo male, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comprese le clessidre, volendo. Sì, tipo quella bellissima, che bella, Puggio. Questa è stata la mia prima carrozzeria che bellissima. Vedi, detonato qua. Sfondata al centrale. Ah, ci sto. Sfondata come tutte le FSG che si rispettino. ci sta. E è una malattia diffusa. Poi c'era la categoria rally, che è una sorta di GT, ma con gli ostacoli in pista. Ostacoli non tamio, quindi ad esempio l'erba sintetica, piuttosto che i sassi, piuttosto che altre robine simpatiche. Altre categorie abbiamo avuto la Expert e la Open, che sono rispettivamente la entry level per la Jump e la Open, che dove puoi anche tagliare e incollare i pezzi, e la Track, confermate? Direi che non lo dite tutte. Track, sì. Sì? Sì, tutte. Una volta c'era la Gumball, che poi è stata unita alla Track e tutto, quindi sì. Vabbè, che alla fine bellissima. Perché... Bellissima. Perché sono molto simili, più bellissima, Umarell, bellissima. Cioè, ti è venuta da Dio. Un alettone dietro che... Tanta roba. Ci teniamo i panni. Ho paura, bellissima davvero. Proprio bella. Alfonso dice assolutamente la spugna non va mai incollata, quindi hai fatto giusto, Axel. Ok, perfetto. Bravo. Ottimo così. Guardate le istruzioni, ho detto
ma perché io devo metterci della colla in una roba morbida? Io non mi sono neanche posto il problema, ho preso le gomme, ci ho ficcato dentro i cerchi e Ale prende l'arco in quella manuale, inizia a sfogliarlo e dice ok, va bene, più o meno so come si monta la macchina. Praticamente ma sì. Serve solo da aprire e tu lo apri e poi ci monti sopra la macchina, così non sporchi il tavolo. Adesso ragazzi, non vorrei dire, ma qualche auto mia l'ho montata, cioè in linea generale non vorrei dire, però le linee guida sono quelle, cioè adesso non è che quando prendi un modello nuovo sì, passi magari da una TT02 a un XV02, ma bene o male siamo lì, sì, assolutamente. Girate con open o chiuse? Anche con open, Elia. Anche con open, sì, assolutamente. In che senso con open o chiuse, scusate? Chiuse non so cosa intenda, open penso sia categoria open, presumo. Probabilmente, o è quello, oppure stai in un'altra roba, per cui volevo, se riesci a approfondire, che così magari ti rispondiamo nel modo giusto. Sì, prima sì, sì. Come domande. Forse chiuse intendi senza tagliare niente? Quindi tipo expert? Ok, sì. Allora sì, confermo. Presumo, comunque sì, entrambe. Sì, assolutamente, se no il telaio lo usi come grattugia. Concordo, bravo bravo. Se avete qualche consiglio di dove trovarli, ben vengano, raga, tanto siamo ancora in costruzione, una pellicolina non costa una follia, quindi ce la posso anche piazzare da quel punto di vista lì, no? Ci può stare. E questo è quanto. Se avete altre domande, ragazzi. Assolutamente sì. Ah, io non vi ho fatto vedere, per la open probabilmente questa sarà la carrozzeria. Bella, molto bella. Io raga ho la prima mini che non aprirò. Quella che ho vinto alla fine del campionato. Sì. La tengo così come ricordo, ma non perché, vabbè, a parte è bellissima la Hurricane Sonic, ma come ricordo ho deciso che la tengo impacchettata così. Ci sta, assolutamente. Giusto per parlare di altre robe da mia montate. Ma lì dietro... Quella mi ha fatto sbiellare. Non la XV02, la Super Avante, che c'ha un telaietto un po' più strettino, che ci devi andare sotto a fare dei lavori, è un po' più una rottura di balle. Questa invece si riesce a far bene. Questa sì. Sì, a me ha fatto giusto un attimo... Ho avuto qualche problemino un po' all'inizio quando devi inserire gli autobloccanti da sotto. In questo pezzo qua, praticamente, da sotto bisogna inserire 4 autobloccanti in pressione e avvitarci la vite dall'alto. Lì magari... Guarda, volevo farvi vedere gli attrezzi che ho usato io, perché, diciamo, lì si è aperto un altro discorso. E l'altra roba che non mi è piaciuta, che sono andato un po' matto a stringerli, sono stati i braccetti questi qua. Come si chiamano, Ale, questi braccetti qua? Tipo quelli dello sterzo, quelli regolabili? Braccetti dello sterzo regolabili. Perfetto, ma più che altro perché la vite all'interno della plastica non mi si inseriva. Cioè bisognava... No, è che a te non piace il fatto che dal manuale ti diceva di mettere il pallocco disallineato. Allora, quello è il mio problema di... è vero, no? Noti, guarda che li ho messi tutti perfettamente uguali, una destra e una sinistra. Poi diventerò scemo a regolarli perché non mi ricorderò più come si gira la vite. Sì. Però se devono essere uguali. A me non me ne frega niente, io li ho messi come dovevano andare, guarda. Ma a parte che, vabbè, lo sapevo già che andavano messi così, quindi... Sono tutti e due che guardano da una direzione sola, vedi? Sì, sì. Mi sarebbe venuto un esaurimento, te lo dico. Non avrei... Ti volevo far vedere questi. Vabbè, questo è il mio avvitatore. Fa anche volendo da traponino leggero, ma... È un avvitatore che ha la modalità proprio... avvitatura, quindi se sente leggermente resistenza smette di spingere, nonostante, cioè tipo va caricato una volta all'anno praticamente questo qui. Vabbè, c'è il mandrino che stringe e ho usato delle punte di questo tipo. Queste, che sono quelle di Amazon che costano il meno possibile, fanno schifo. Non so se riuscite a vedere la punta, ve le volevo far vedere per dirvi non compratele, ok? Quindi sulle punte, raga, non bisogna lesinare. Io le ho provate proprio perché volevo vedere se spendendo poco si poteva avere un qualcosa di sensato. Ho fatto una fatica della Madonna con queste. Per mia fortuna ho un set extra di viti col foro a brugola e quindi dove distruggevo la vite la toglievo e ne mettevo un'altra. È successo due volte e alla terza ho detto vabbè, sai che c'è,
Io invece però ho solamente usato il kit. Ho usato anche questo, che tristezza, ho dovuto usare no, questo. Quello lì è brutto e cattivo da vedere. Invece è bruttissimo. Ti voleva picchiare. Però, ha fatto il suo corso, cioè nel senso, quando non riuscivo a girare più la vite, con l'avvitatore con questo ci sono riuscito, perché ha diciamo un bel grip, riesce a prendere bene, quindi... Ho fatto una domanda sul Telegram, si noterà poco, però le ruote davanti non sono parallele, cioè se una è dritta, quella opposta tende dal proprio lato, consigli su come aggiustarla? Allora, fammi vedere... Facciamo vedere la foto. Devi regolare la campanatura, direi. Cioè, anche da me si nota leggermente, devo ancora fissarlo bene. Però se guardi, questa gomma qua è dritta, questa è leggermente storta. Mm-hmm. No, si vede di brutto. Questo braccettino qua... Adesso lo faccio dentro. Praticamente qua va leggermente allungato e di conseguenza poi la gomma si andrà a... Esatto. Fare là. Cioè, vedi questi punti qua? Allora, questo è quello che arriva dallo sterzo, no? Quindi questo qui probabilmente in questo punto qui sarà collegato al servo. Ah no, scusami, in questo punto qui forse. Vabbè, comunque questo è quello che dà la direzione alle gomme, no? Quindi spingendo di qua, questa gomma, la parte posteriore di questa gomma va di qua e viceversa. In genere ci sono dei tiranti che si possono regolare appunto per la campanatura delle gomme. Che bisognerebbe vedere qualche altra immagine. Io questo telaio non lo conosco minimamente, però... Probabilmente vediamo qualche altra foto che avevate postato prima. Ok, io ti direi questi. Sto guardando le foto che ha postato Bro prima. Molto probabilmente questo regola l'inclinazione della gomma. Mm-mm. Ok, gestendo questo braccetto che probabilmente si può avvitare e svitare, se è una vite, puoi regolare l'inclinazione. Quindi te la devi un po' giocare. Guardo meglio, ci si vede. Un po' fatica così, andiamo qua. Sì, questo qui. Però sì, bene o male è identico a quelli che abbiamo noi, Fabio. Questo qui praticamente lo stacchi, li stacchi entrambi, li metti di fianco e col calibro misuri la distanza che va da qui a qui. Deve essere la stessa. Fine. Ah, tu li stacchi quando lo cambi? Come? Cioè, okay. Aspetta, dipende. Dipende dalla macchina. La mia regolazione, cioè... pensavo bastamente, cioè di solito io prendevo la chiavetta, sì, la giravo e finché non mi si posiziona a filo e quello può... No, quello va benissimo, però diciamo che quello che conta, secondo me, poi ovviamente magari qualcun altro mi potrà smentire, effettivamente è quanto è lungo lo spazio tra questo e questo, no? Sì, sì. Perché questi sono uguali per le macchine, per cui se hai lo spazio per andarci vicino col calibro e misurarlo e dire ok, sono gli stessi, per me li puoi anche lasciare su. Siccome io le macchine che ho avuto fino adesso sono sempre state un po' rognose da questo punto di vista, li ho sempre staccati, quindi li staccavo, controllavo bene e poi li riattaccavo. Soprattutto perché poi quando giri non è detto che ti fermi sempre nello stesso punto, no? Mm-hmm. Cioè magari ti sembra dritta, ma magari in realtà c'è qualche grado di... almeno no, la prima volta, poi io... Magari quando saremo sulla pista sarà lì... Dai! Spero allora, di averti risposto, Fabio. Non c'è distanza, sono attaccatissimi. Sì, sono attaccatissimi. Ah, no, però lui ce l'ha di metallo. Ce l'ha di plastica, scusa. Sì, ma secondo te in mezzo non c'è uno spazietto. Vedi che c'è una... No, quello sotto? Questo è quello del servo. Vedi che c'è il perno qua. Un taglietto? No. In mezzo tra un pezzo e l'altro. Esattamente no, lì. Ma non può essere questo, Axel. Ah, no? Non può essere questo. Cioè... Anche se tu regoli questo, regoli la sterzata, non regoli la campanatura. È questo quello della campanatura. Questo qui dovresti cambiare questi, Fabio. Dovresti cambiare le viti, queste qui, mettendo queste qua, guarda, ti faccio vedere. Dovrebbero essere come quelle dove si poggiano gli ammortizzatori. Mm-hmm. Sono praticamente delle viti... Come faccio a fargliele vedere? Andiamo così, se si riesce così. Si vede pochissimo, forse qua. Ok, praticamente c'è un pallocchino, un piattino e poi la vite che entra. Tutte queste cose che hanno un attacco sferico si vanno a innestare dentro il pallocchino. Ok? Dovresti sostituire quelle viti a testa piatta con due col pallocchino
e mettere uno di questi braccetti come quelli che abbiamo noi. Che poi, se vai a vedere quello che ha postato Bro, esatto, guarda. Oddio, dove siete, raga? Eccolo qui. Vedete lui come ce l'ha, lo vedi? Questo qui, anche che è tutto chiuso, regola la sterzata ed anche questo è regolabile. Però è talmente tanto chiuso che fai molta fatica a regolarlo, perché non c'è il dadino in mezzo per fare presa e girare. Quindi questo, se lo devi regolare, probabilmente lo devi smontare. Sì. Questo qua, invece, anche se c'è poco spazio, lo prendi qua con una pinza, quelle a becco lungo, pigi, tiri nella direzione dove vuoi andare, tipicamente verso il front, per quelle davanti, e verso il rear per la parte dietro, tiri e si allargano. Piano piano allargandosi, la regoli, calibro, guardi se dall'altro lato è uguale e sei a posto. Il giochino dovrebbe essere questo qua. Sì. Mettere i tiranti dello sterzo alla stessa misura. Esatto, esatto. Vedi, sta scrivendo anche il nostro pelo RC, che ci ha dato un sacco di consigli. Anche Bro sta dicendo la stessa cosa. Quello sopra regola la campanatura. Ci stiamo prendendo male. Quello sotto la sterzata. Ce la possiamo fare. Sì. Esatto, esattamente, esattamente, esattamente. Ebbene, questo è quanto, raga. Io vi direi che ci siamo, siamo addirittura d'arrivo anche stasera. È stata una bellissima live. Raga, se volete rispammare il canale Telegram qui sotto. Un'altra piccola cosa, raga, che volevo fare però prima di andare via, che volevo chiedere, insomma, chi chiedere più che chiedere, ecco, magari dare, fornire come consiglio, come piccolo strumentino, dato che abbiamo fatto una partnership molto interessante con HelloFresh, abbiamo la possibilità di regalare alla nostra community uno sconto del 50% sul primo acquisto del primo mese di HelloFresh, che è un'azienda fondamentalmente che fa dei pacchetti per delle cene in cui scegli le ricette e ti mandano tutti gli ingredienti precisi, quindi zero sprechi, materiali di alta qualità, con la spiegazione della ricetta fatta per bene, quindi te la devi fare da solo, ma puoi scegliere da un menu, diciamo, un po' più preciso. Io che corro sempre tra una cosa e l'altra, non solo in pista, non solo con le mini, non solo con le RC, ma anche proprio nella vita in generale, tipo stasera, raga, ho provato i ravioli al nasello con i pomodorini fatti, come si dice, caramellati. Buonissimo, buonissimo. Tempo 20 minuti e ho fatto io che sono un cane a cucinare. Quindi vi spammo qui il nostro link, che è il codice radiocomandati 50, per avere 50%. Esatto. Non è poco, raga. Cioè, con 18 euro praticamente ci si mangia in due per una settimana. Vi dico solo questo. Ebbene. Ebbene, soprattutto, scegliendo anche, quindi non a caso. E vi manderò qualche foto anche poi sul Telegram, perché è veramente, veramente figo. Io lo sto provando, per cui, diciamo, ve lo consiglio più che altro perché lo sto provando in prima persona, sennò non mi sentirei di proporvelo, ecco. Tutto qua, se decidete di utilizzarlo, speriamo vi piaccia e siamo contenti di farvi risparmiare qualche soldino, soprattutto. Esatto. Va bene, dai, ragazzi, volete aggiungere qualcosa? Io sono a postissimo. Perfetto, dai. Hai detto veramente tutto quello che avevo in mente. Perfettissimo. Poi ci vediamo sabato per il tuo compleanno, che c'è già, raga, il regalino. Seguiteci su Instagram. Seguiteci su Instagram, sabato festeggeremo, saremo i radiocomandati uniti, tipo gli Avengers. Esatto. E usciremo a pranzo e festeggeremo, mangeremo insieme per il mio compleanno. Ok, vi si vuol bene, benvenuti a tutti quelli che hanno preso parte alla community anche stasera, che sono entrati sul Telegram, speriamo vi possiate trovare bene, per qualsiasi cosa scrivete pure sul canale, noi siamo presenti notte e giorno, dalle 2 alle 7, no raga, perché si blocca il Telegram, non si può postare, c'è il bot che blocca tutto, perché bisogna anche dormire, siamo arrivati dei giorni in cui c'erano tipo 10-15 mila messaggi, e quindi ok, la notte no, vi vogliamo bene ma dormiamo. Va bene, dai, raga, dai. Nient'altro da aggiungere, addio piacendo, arrivederci e alla prossima live, ciao ciao, ciao.